la laurea in giurisprudenza, poi qualche anno di tirocini in giro per gli studi, e poi mi capitò una proposta di lavoro, dovevo fare le vacanze, mi servivano soldi. Accettai. Ero decisamente poco convinto. Un'intera settimana di prova, stando sempre lì dentro, senza niente da fare sostanzialmente, a parte il lavoro, senza Rosa, il mio amore. Ero decisamente... però lo facevo comunque volentieri. Sarebbe stata un'esperienza interessante e sarei riuscito a portare a casa i soldi per le vacanze. Arianna, la coordinatrice, mi fece vedere la stanza, mi disse di installarmi e poi mi disse che potevo cominciare a fare giusto qualche lavoretto. Mi avevano preparato qualcosa, ma una roba leggera, ecco, giusto per cominciare così a vedere un pochettino come funzionava per la prima giornata. La seconda giornata andò come la prima, andò con qualcosa, giusto qualcosa da fare, e per stare la mia giornata correndo a destra e a sinistra, la notte finalmente arrivai nel letto e sprofondai. Quando a un certo punto, sarà stata mezzanotte, non so, a luna, uno strano rumore mi svegliò e scesi di sotto. Sotto all'una del mattino a ballare, non lo so, però se lo dicessi a Rosa non mi crederebbe. Beh, mi sono divertito. Ti chiamo da sotto, c'è un'emergenza. Ok, sì. Sto io che ti vengo. Ok, ok. Risolta l'emergenza, mi ritrovai decisamente assonnato, mi feci un caffè. E poi mi ricordai che mi avevano invitato a giocare al piano di sopra a calcetto. E così andai.
La mia quarta mattinata andò come di consueto, cioè con giusto qualcosina da fare, passò in fretta e furia. Nel pomeriggio, durante una piccolissima pausa, mi avvicinò a Vito e incominciò a farmi uno strano discorso. Mi raccomando! Porca, qualcuno ci scopre, mi raccomando, non dire nessuno, ti prego! Non dire niente! Capito? Ciao! Parlò di un segreto, di un tesoro, di una grande scommessa. Tutto il gruppo sembrava cospirare alle mie spalle. Che era successo? Lo capii ancora una volta solo a notte fonda, quando ancora una volta fui svegliato da strani rumori e grida. Feci le quattro e mi spennarono come l'ultimo dei polli. La mattina dopo, mentre stavo facendo una chiacchierata con Tonio, mi chiamò Rosa e mi scaricò. Dario, dai forza, che bello. Devi fare un altro. Lo so, però devi essere forte. Neanche a farla apposta, nel pomeriggio venni a sapere di tutte le tresche possibili e non possibili della casa. Si confessarono tutti da me, cioè da me, quel giorno. Ho incontrato una bella ragazza. Sì, innamorato di Mario. Sono innamorata, seriamente. È bellissimo, c'è i capelli neri. Io sono Monate Francesca. Ho conosciuto una brava ragazza, si chiama Jasmine ed è molto simpatica.
Ma... Dario, volevo uscire con te, lo sai, sono innamorato di te. Però io volevo uscire con te, però andare a mangiare fuori una pizza ogni tanto, fare una bella passeggiata, andare a cinema. Però visto che ci conosciamo, mi vieni sempre a prendere, sei un bel ragazzo, forte, un bel assistente sociale con me, sei un bel uomo, un bel fisico forte. Andiamo a mangiare una bella pizza questi giorni, dai, che è festa mia, dai! Proprio c'era bella. È bella, è bella, ok. E da ti bacio sulla bocca. Sulla bocca. Wow. Ragazza, però non viene qui, fa un'altra attività. È stato il suo compagno qualche settimana fa. Per la prima volta mi avevano chiamato operatore sociale. Strano. Operatore sociale. La mattinata, dopo i consueti lavori, se ne andò con il laboratorio di Shallah, il libanese che collaborava con la casa una tantum. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Ero a pezzi, avevo il cuore rotto, era il mio compleanno e avrei solo voluto sprofondare giù nel caldo cuore della terra. Mi chiamò Arianna, la coordinatrice, io volevo in ufficio. Noi chiaramente saremmo felicissimi se tu scegliessi di restare con noi. Ai ragazzi interessa sapere se continuerai a condividere esperienze con loro oppure se deciderai di andare altrove. Però è necessario che tu ce lo dica. Sei dentro o fuori? Vuoi far parte di questa casa? Sì o no? Dentro o fuori? È semplicissimo. Se decidi di stare dentro, devi essere contento di farlo. Diversamente è stata un'esperienza. Dipenderà tutto da te. Scegli, qui con noi, però con gioia, oppure via, in un altro tipo di esperienza, magari diversa da questa. A quanto pare, nell'ufficio, non eravamo soli. Dentro o fuori? Dentro o fuori? Dentro o fuori? Rosa me lo ripeteva almeno una volta al giorno. Dentro o fuori? Non lo sapevo. Era il compleanno peggiore della mia vita. Ma ancora una volta. Ma non ti dimenticata!
stiamo aspettando solo la donna. Stiamo aspettando solo la donna. Ok, va bene. Ah! Settimana che era volata dentro o fuori, gli studi, 5 anni, la specializzazione, il tirocinio, la carriera, giurisprudenza, papà, la mamma, dentro o fuori, le storie le fanno gli uomini, le donne, gli spazi sono gli uomini e le donne che li abitano, per noi umani, dentro o fuori, le relazioni, la qualità di queste relazioni dov'è la base della felicità, dentro o fuori. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven. Restai. I'm in heaven. E quella divenne la nostra casa. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek.